fanno così. Lascia perdere, perché oggi Guia sta col padre. Ah, cioè Corrado è tornato dai fiordi norvegesi. Non lo devi nominare, eh? Chiamalo solo il padre e basta. Comunque sì, è tornato a Roma da una settimana e mi ha chiesto di tenere Guia un paio di giorni. E tu hai ceduto, naturalmente. Capito, ma cosa dovevo fare? Cioè, chiamavo l'avvocato? No, comunque lui è sempre il padre. No, lui è una persona completamente inaffidabile, cancro ascendente leone. E poi comunque tu non sei assolutamente in grado di dire di no, sei una tenerona. Non l'ho fatto mica per tenerezza, l'ho fatto per mia figlia, perché comunque lo deve vedere. E poi guarda, se ti devo dire anche la verità, fa anche comodo anche a me stamattina che se lo tenga lui, perché oggi abbiamo l'incontro con lo sponsor, dobbiamo preparare il servizio fotografico, stasera c'è tutto quell'evento. Chi è? Forse è Osvaldo, eh? Però è presto. Oh no. Osvaldo. E voilà, servizio bar. Della segreteria telefonica di 3. Mettilo là, appoggialo pure sul tavolo, grazie. Ok, l'orzo. L'orzo. Lo vedi che questo sfigato mi chiama in continuazione che mi intasa il telefono? Ma questo non mi deve chiamare. Certo, signorissa, ma diventa tutti matti questi telefonini, eh. Momenti mega scaduto. Che poi io, sarà che sono all'antica, ma a me queste cose mi mettono un'agitazione. Chi sarebbe questo sfigato? Ma lo lascia perdere. E Berenice che si è fissata che mi deve presentare qualcuno, quindi mi ha portato a questo brunch. Mi ha presentato uno, tale Giulio, che è convinto di conoscere tutti nel mondo del cinema, non sa neanche riconoscere Garrone da Sorrentino. Guarda, te lo dico io, mi continua a chiamare, tu interrottamente, mi occupa il telefono. Tutto questo perché mi vuole far dimenticare Luca. Ancora con Luca? Dovrei dimenticarlo, solamente che quando io penso a Luca non riesco a togliermi dalla testa il nostro primo appuntamento. Era tutto perfetto. La musica, il tramonto, lo champagne. Guarda che sono gli incontri semplici migliori. Durano di più, ti danno le soddisfazioni maggiori. Sì, è vero, eh. Scusa se vi disturbo, ma per dire, anche io e mia moglie ci siamo conosciuti all'università. Ma sei laureato? Chi? Io? No. Io ci andavo a rimorchiare all'università. Non ricordo come se fosse adesso. Era un giorno d'estate, faceva un caldo. E me volevo prendere la racciata lì al distributore delle bibite. Quando ti vedo una tipetta che leggeva fuori dalla facoltà. Sono andato subito lì che ha scusa di spicci. Ma lei mi ha detto che c'aveva solo 5 euro sane. E io ho detto, beh, andiamo a cambiare, no? Oh, non c'è stato verso, eh. Abbiamo fatto i chilometri. E poi io, sai com'è la vita, cammina cammina, se siamo innamorati. Lei si è laureata? Se siamo sposati. È venuta con me al bar e poi sono andati quei due ragazzini meravigliosi. È stato un incontro puro e semplice il nostro. E come dice la signorina, gli incontri pure semplici sono sempre i migliori. Ciao care, torna al lavoro. Ciao. Hai visto? Incontri semplici, incontri semplici. La macchina in doppia fila! Un'altra multa. Risponde la segreteria telefonica di 338.
dispiace, ma qui non può parcheggiare. E lei chi è? Un ausiliare? Non ho capito, mi facci la multa? Che vuole? No, è che veramente qui dove ora è divieto. Però lì di fronte alla mia macchina c'è un parcheggio libero. Se vuole può parcheggiare lì. Ah, scusi, sono un po' maleducata, è che qui con il parcheggio è un caos. Grazie. C'è problema, però facci in fretta perché le occupano il posto. Arrivederci. Che tipo carino. Ogni tanto qualcuno normale me la fa una cortesia. Oddio, è stato un incontro semplice. Niente champagne, niente frasi poetiche. Voleva solo farmi parcheggiare. Che saluto semplice mi ha fatto. Che sorriso semplice. Che penso, amore, che penso, amore mio. Tu sei partito e mai lasciato sola. Signorina! C'è posta. Beh, un'altra multa. Chicca, se ci stava Ettore non la buttavi a terra quella, capito? Ma chi è Ettore? Come chi è Ettore? Mio marito? Scusa, no, perché non lo vedo mai. Senti una cosa, ma come siete conosciuti te, Ettore? Ci siamo conosciuti al mare, a Capri. A Capri? Sì, perché non si può, a Capri. Ci andavo tutte le estati con mia madre e mio padre, capito? Stavo distesa sulla spiaggia. A un certo punto mi vedo davanti a me una bottiglia. Sai che ci sta dentro un biglietto? Sai che ci sta scritto? Mi chiamo Ettore, ti vedo arrivare alla spiaggia tutti i giorni, ma mi manca il coraggio di parlarti. Ci possiamo vedere stasera? Te che hai fatto? Sei andata? Certo. È stata la serata più bella della vita mia. Mo' ballato tutta la notte, stretti, stretti sulla spiaggia fino all'alba. Quel bacio non me lo scordo. Vabbè, non è che si può dire che il vostro è stato un incontro semplice. Semplice, ma di che, chicca? Quello è stato l'incontro del destino. Da quant'è che state insieme? Insieme? Ma chi lo vuole più vedere, mi ha messo più corna, lui guarda, non c'è qua. Ma pensa sto maledetto, sì, mi capita sotto mano. Tua? Multa? Sì, scusa. E tu che ci fai qua? Io ci abito qui. Ah, Ci siamo trasferiti ieri da Milano, io e mia moglie. Per i bambini, perché almeno sono più vicini ai nonni. Giusto. Sì, sì, anche io a Milano non ci vivrei proprio mai. Però a Milano tutte queste multe non le fanno, eh. Ciao. Olga, mi devi aiutare. Ho incontrato un tipo educato che mi ha trovato un parcheggio perfetto. Ed è stato un incontro semplice. Chi è? Luca? Ma no, che... Che buona... Parla, lo vedi com'è il karma? Che Luca non mi risponde. Giulio, mia Silla, io ho incontrato lo sconosciuto perfetto. Oh, e chi è questo sconosciuto perfetto? Non lo so, uno che vive qua nel palazzo. Ma poi è un tipo carino, vestito bene, educato. Ha moglie e due figli. Sono io in un colpo solo. Ho trovato un gentiluomo e parcheggio. Ma di che sta sposato con figli? Ma cosa dici? E poi anche il parcheggio non l'hai trovato perfetto perché tu i segnali non li riconosci. Che segnali? I segnali stradali o i segni del destino? Perché lui, secondo me, è proprio un segno del destino. Vabbè, calmati un pochino, adesso ti vado a fare una tisana. Dai. No, una tisana. Io guarda che in realtà ho bisogno di una vacanza e tutt'al più di un estetista. Perché il Silk Peel mi sta facendo venire il contropelo. Una tisana? Certo, vivere a Roma quando hai 30 anni non è facile. Tempi esatti, sempre perfetta e poi il traffico, le distanze, il parcheggio. Luca non risponde.
Forse è davvero la semplicità la strada migliore. Ma sì, basta con i tramonti e lo champagne. Pronto, Luca, amore? Ho ricevuto diverse chiamate da questo numero, ma purtroppo oggi non sono... Ho chiamato tutto il giorno il mio meccanico! No! Hey.